La città di Agropoli, sempre attenta ai bisogni dei cittadini, in piazza Vittorio Veneto c'è il camper per la valutazione dello scompenso cardiaco. Infatti l'iniziativa è patrocinata appunto dalla città di Agropoli. Sindaco, una bella iniziativa che speriamo possa anche ripetersi. Ma certo, innanzitutto dobbiamo ringraziare l'Associazione Italiana Scompensati Cardiaci, in particolare il dottore Greco che si è speso per organizzare questa giornata di controlli. Noi con grande piacere abbiamo ospitato al centro della città proprio questa struttura che consente ai cittadini in maniera pratica e veloce di farsi una visita che certamente potrà in qualche modo dare tranquillità, perché ci auguriamo che ognuno che venga qui stia bene, ma qualora dovessero dei problemi è molto importante questo tipo di verifiche in modo tale che uno può immediatamente intervenire. E questa è la seconda volta che veniamo qui ad Agropoli, e quest'anno con una struttura molto più importante rispetto a 2 anni fa, e devo dire che anche grazie al Comune di Agropoli, al Sindaco che ha patrocinato questa iniziativa, siamo riusciti appunto a organizzare questa giornata che vuole essere una sensibilizzazione verso quelli che sono i fattori di rischio per la prevenzione dello scompenso cardiaco, in cui questa associazione in tutta Italia è molto attenta. Quindi noi questa mattina facciamo un'informazione sugli pazienti, alcune indagini veloci, anche un ecocardiogramma, in modo da fare uno screening sul territorio di quelli che possono essere i fattori di rischio per questa, diciamo, sindrome che nel mondo tuttora è molto rappresentata e fa molte vittime, ahimè, ancora. Che cos'è lo scompenso cardiaco e come si manifesta? Lo scompenso cardiaco è una sindrome che è una manifestazione terminale di molte patologie cardiovascolari. Penso alla cardiopatia ischemica, all'ipertensione, ma queste sono solo alcune. E praticamente lo scompenso cardiaco è quando il cuore, detto in maniera abbastanza semplice, quando il cuore non riesce più a soddisfare quelle che sono le esigenze metaboliche dell'organismo, per cui perde di forza. E la causa appunto sono svariate, ma le più importanti riguardano quelli che sono i principali fattori di rischio del mondo occidentale, quindi principalmente l'ipertensione, il diabete, l'ipercolesterolemia. Quindi la prevenzione dello scompenso cardiaco, quindi questa incapacità del cuore a contrarsi, quindi ad assicurare un'adeguata ossigeno al corpo, appunto riguarda la prevenzione di queste malattie, di questi fattori di rischio. Come evitare lo scompenso cardiaco? Lo scompenso cardiaco appunto si evita con la lotta attenta ai fattori di rischio e soprattutto con delle visite periodiche dei soggetti a rischio, principalmente dai medici di medicina generale, che devono essere molto attenti a saper cogliere i primi sintomi, che in genere sono abbastanza facili da raccogliere, e poi eventualmente orientare i pazienti dallo specialista che saprà mettere in atto alcune misure per cercare di prevenire o quantomeno curare, perché oggi si può fare moltissimo nei pazienti scompensati, questa importante patologia.